Giulia Salemi è la voce dei social al Grande Fratello VIP 7. O meglio la voce di Twitter. È lì infatti che si radunano i fedelissimi della diretta 24 ore su 24 e raccontano i fatti a suon di cinguettii. Certo, Twitter non è tutto rose e fiori. Anzi, spesso si raggiungono e si superano i limiti del gioco e del rispetto per le persone. Perché si scende sul personale e si va oltre i concorrenti. Capita spesso che un fandom per difendere il proprio beniamino da attacchi all'interno della casa finisca per offendere il vippone colpevole ma andando sul personale. E a quel punto si macchiano della stessa colpa sulla quale puntano il dito. Non a caso proprio ieri sera Giulia ha invitato i social a darsi una regolata. Il limite è stato ampiamente superato. Ma la voce di Twitter ha parlato anche in una intervista a TV Sorrisi e Canzoni. Qui ha fatto un bilancio di questi mesi intensi di GF VIP, di mesi da pendolare tra Roma e Milano e della fiducia di Alfonso Signorini. Non si aspettava di avere questo incarico, di essere inclusa nel reality perché non sentiva di godere di particolare simpatia da parte di Signorini. E invece la proposta è arrivata. Oggi sono molto in sintonia sia davanti alle telecamere sia nel privato. Giulia è felice di fare questa gavetta e sta assorbendo tutto come una spugna, imparando da chi è in televisione da molto prima di lei. Tuttavia non bisogna dimenticare che anche lei è stata una concorrente, così come oggi è spettatrice oltre che la ragazza col tablet. Così nell'intervista le hanno chiesto un parere su chi le è piaciuto di più finora e chi di meno. Giulia Salemi ha fatto a pezzi parte del cast del GF VIP 7. Sarò onesta. Il cast è poco affine al mio modo di essere, ha detto. E non è l'unica a pensarlo. Ieri sera anche Ivana Misterajova, dicendo di vedere un Luca Onestini diverso, ha ipotizzato che potrebbe dipendere dal cast. Del tutto diverso da quello del GF VIP 2. Opposto verrebbe da dire.